Sera. Allora, mi sembra il momento perfetto per parlare di film. Sono esattamente le 10:53. Andrei al lavoro, fa la notte. Io, fra poco, mi metto su un film. E ho pensato, siccome è una cosa di cui volevo parlare con voi ogni tanto perché a me piace tantissimo il cinema: sia andarci che appunto seguire i film in televisione. Eh, noi siamo abbonati sia a Netflix che ad Amazon Prime. E adesso abbiamo provato anche un attimo l'Apple TV, ma c'è decisamente poco, ci sono tre cose che ci interessavano ed è per quello che abbiamo fatto l'iscrizione gratuita, scade fra tre mesi, ma non penso che la rinnoveremo, a parte che sarebbe troppo avere tre TV a pagamento. Però magari uno dice una funziona meglio dell'altra, si prende una decisione, ma anche no, c'è pochissimo. Mi piacerebbe molto Disney perché comunque ci sono i film sopra della Marvel, quelli mi piacciono tantissimo, i film di fantascienza, eh, dei supereroi, però ehm, anche lì ho uno o l'altro, per adesso Amazon ci piace, troviamo cose abbastanza interessanti, quello che guardiamo di più però devo ammettere che Netflix, perché per quanto molti se ne lamentano, noi in realtà ci troviamo bene, finora tutto ciò che abbiamo visto ci è piaciuto. Quindi come vi dicevo, a me il cinema piace tantissimo, mi piacciono i film, mi piacciono le serie TV, normalmente prediligo molto i film americani o comunque stranieri, film italiani, qualcuno di nicchia, qualcuno sì, diciamo che ehm, non tantissimo. Film che mi piacciono, in particolare italiani, generalmente sono girati da Paolo Genovese. Ecco, i suoi film mi piacciono tantissimo. Tra i quali, ve lo parlavi proprio di questi. Eh, se non li avete visti, io ve li consiglio. Magari mi sbaglio, ma se però non vi sono piaciuti, potete sempre dirmelo anche a insulti. Vabbè, magari insulti no, però mh, me la sento di, di consigliarli. Non sono fin nuovi perché non sono assolutamente. Ad esempio, partendo mi sono presa gli appunti perché ricordarmi tutto per me è impossibile, la vecchiaia mi dispiace, ma colpisce. E allora, partiamo dal, da quello un po' meno vecchio che da tanto che ho visto e continuo a rivederlo perché continua a piacermi ed è Perfetti Sconosciuti. Sono sicura che l'avete già visto perché comunque è un film del 2016, quindi mi sembra strano, che poi ho scoperto in realtà un anno e mezzo fa, due anni fa, non di più, eh, l'ho scoperto su Netflix, c'è ancora adesso, mi auguro che non lo tolgano mai. Perché io me lo rivedo a ruota. Non so cos'è che mi attrae così tanto di questo film però mi piace, eh, mi piace tantissimo Marco Giallini come attore, lo apprezzo tantissimo e Genovese lo richiama quasi sempre nei suoi film, mi è piaciuta tantissimo anche la, mh, Anna Foglietta, è un'altra attrice che mi piace tanto, eh, Valerio Massandrea l'ho riscoperto con questo film perché è un attore che normalmente l'ho sempre trovato molto malinconico, io l'avevo conosciuta all'epoca del Maurizio Costanzo Show, quando appunto andava da, da Maurizio, e ha sempre stato un personaggio molto malinconico, quasi depresso, ehm, molto serioso come attore non è male, l'ho riscoperto adesso c'è Edoardo Leo, anche lui quasi sempre nei film di eh, Girovese come anche Mastandrea, tra l'altro poi come attrici dopo l'Anna Foglietta abbiamo la Katia Smutniak Scusatemi per, il, per il, la pronuncia, ma sinceramente non so e soprattutto non so come si pronuncia Alba Rorwalker, perché credo sia un cognome tedesco, perché ho cercato la pronuncia in inglese e Rorwalker, giustamente. In tedesco è impronunciabile almeno per me, quindi ve lo dico come è scritto Rorwalker. Infine questo qua appunto che vi dicevo che mi piace tantissimo, la trama è molto semplice, è una compagnia di amici che si ritrova a casa. Di una coppia eh, decidono di fare un gioco: è quello di tenere i cellulari eh, ben visibili per tutti, dove ogni messaggio, ogni audio verrà comunque sentito dall'intera tavolata. E questo vi potete immaginare cosa comporti: se si ha la coscienza pulita, non comporta nulla, ma puntini, puntini, puntini. Un altro film, sempre appunto di Genovese, è Una Famiglia Perfetta. Questo è del 2016. Con Sergio Castellitto che l'ho scoperto qua, nel senso che già lo conoscevo, però come attore non mi era mai piaciuto, invece, questo film mi è piaciuto tantissimo. Claudia Gerini, Francesca Neri e sempre Marco Giallini, e già il fatto che c'era lui mi tranquillizzava sul resto del cast. Questo preferisco non raccontarvi assolutamente nulla della trama perché se non l'avete visto è da scoprire perché davvero va proprio visto dall'inizio senza sperne assolutamente nulla fidatevi di me perché sicuramente vi sorprenderà poi dopo chissà come va però io sono rimasta semplicemente colpita ma sia dall'inizio e dalla fine perché non me l'aspettavo non mi aspetto io mi piacciono i film dove non mi aspetto cosa succederà se con ragiono e non ci arrivo, è il film perfetto per me. Perché normalmente, purtroppo, mi capita che i film sono un po' come una telefonata. Cioè, eh, inizia la trama, te lo guardi, ti dici già, ah, adesso fanno questo, adesso fanno quest'altro, adesso allora sicuramente andrà così. E purtroppo succede spessissimo. Invece film come questo, che fino alla fine ti sorprendono, per me sono meravigliosi. Io mi ricordo due film che mi hanno fatto la stessa impressione, e anche questi... Ve li consiglio: sono The Other con Nicole Kidman. Che anche lì eh, avevo cominciato un pochettino a capire verso la metà, anche un po' più della metà, però comunque sia fino alla fine mi ha eh, lasciato veramente a bocca aperta. E poi l'altro film che fino alla fine. In, mi ha lasciato a bocca aperta è stato il sesto senso con Bruce Willis, anche quello non me lo aspettavo e io adoro quando proprio mi fanno questa sorpresa di, boom, di svolta di trama! Un altro di questi film che mi aveva colpito sempre per lo stesso motivo, è stato Dessù, il primo. Sì, come vedete io, spazio i generi dalla commedia, dal thriller, dall'horror, dal fantasy e dalla fantascienza. A me piacciono tutti i generi. Se sono fatti bene, mi piacciono tutti. Ma tornando a Genovese, un altro film che mi è piaciuto è The Place. Questo è del 2017. Io l'ho visto, mi sembra proprio quando è uscito, sempre su Netflix. Adesso su Netflix non c'è più. E lo potete trovare se c'è ancora su Infinity su Infinity nei gratuiti. Per cui non ha pagamento. Eh, questo è un rispetto ai due di prima che sono due commedie, questo che è un drammatico thriller, e anche direi misterioso, non è un horror, però diciamo che lascia parecchio pensare a cose un po' particolari. La trama è quella di un uomo seduto a un bar che per qualche ragione le persone vanno da lui e gli raccontano i loro problemi. E lui diciamo che, tra virgolette, ascoltando. Risolva quasi questi problemi, ma in che modo? Ed è questa la parte interessante che ve la lascio in sospeso. Eh, anche qui troviamo Valerio Mastrandrea che è il protagonista, Marco Giallini, la Sabrina Ferrilli, l'alba Roar Walker, sempre un'ansia il suo cognome e Rocco Papaleo, ma poi ci sono anche altri attori ovviamente. È, è un film interessante, anche questo sinceramente ve lo consiglio. Adesso vi parlo di un altro film che vi consiglio, ma <ride> che incredibilmente non è di Genovese. È un film eh, drammatico, eh, triste, io diciamo che ho iniziato a piangere dall'inizio e poi via via, mentre andava avanti fino alla fine, con Renato Pozzetto che credo sia la prima volta che l'ho visto recitare dopo tantissimo tempo Stefania Sandrelli Isabella Ragusa che fa lei da giovane Lino, ehm, scusate ma devo leggere il nome Musella che fa Renato Pozzetto da, da giovane Serena Grandi che ha fatto una comparsata Alessandro Aber e Fabrizio Gifuni che è diciamo, il coprotagonista di Renato Pozzetto è un film dolcissimo, parla di un amore di una vita, dei suoi momenti più belli e dei suoi momenti meno belli. Una poesia. È un film che va visto al momento giusto, nel senso che bisogna essere di umore abbastanza eh, alto, perché se lo si vede che già si è un po' giù di corda, diciamo che no, in quel caso ve lo sconsiglio. Perché come vi ho detto, almeno io pianto, sono molto empatica e eh, molto sensibile su certe cose, soprattutto su certi temi, però davvero è, è veramente commovente. Forse non vi ho detto il titolo, <ride> si chiama Lei mi parla ancora. Mi sa che non vi ho detto il titolo, presa a pensare alla trama e alla storia mi stavo dimenticando. Lei mi parla ancora, già questo secondo me potrebbe farvi capire di cosa tratta. Questi sono i miei quattro film preferiti del momento. Diciamo del momento perché magari può essere che eh, scopra qualcos'altro e improvvisamente la mia lista cambi. Comunque, per ora metto anche qua la lista così ve li ricordate e potete segnarveli se ve li volete vedere. Al primo posto, Perfetti sconosciuti. Al secondo posto, Una famiglia perfetta. Al terzo posto, Lei mi parla ancora. E al quarto posto, The Place. The Place. Prendetelo con le pinze perché sinceramente vorrei riguardarmelo. Mi ricordo che mi era piaciuto molto. È di genovese, quindi in teoria io, almeno io, potrei andare tranquilla, però a onore del vero preferirei riguardarlo e poi magari vi dico più avanti. Potrei dirvi un quinto in realtà che è Nimona, che è un film di animazione molto carino, molto colorato. Soprattutto dove tratta il tema della diversità, secondo me, in maniera molto intelligente, senza dare etichette, dove ci si chiede perché dare un'etichetta e um, c'è una frase proprio di Nimona che fa capire esattamente cosa intendo, che è quando gli chiedono chi è, lei risponde semplicemente Nimona. E su questo io non dico altro sempre su netflix quindi vi lascio col quinto bonus e spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi sempre un commento per dirmi la vostra se volete potete anche scrivermi la vostra lista dei quattro film più un bonus che il quinto che vi sono piaciuti mi farebbe davvero piacere sapere cosa guardate e cosa vi interessa vi aspetto nei commenti con la vostra lista di film preferiti e anche ovviamente eh, un commento sui film che vi ho elencato, se li avete visti, se non li avete visti, se vi è incuriosito e siete andati a vederli, scrivetemi, commentate tutto quello che volete, io vi leggerò sicuramente e come sempre vi risponderò. Adesso vi lascio e la prossima volta parleremo della mia lista dei film stranieri. Ma poi ci sono anche le serie TV di cui parlare, insomma, diciamo che su questa cosa, su questo filone, potremo fare veramente un sacco di video. Alla prossima!